Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna inflitta a un giovane clochard per aver tentato di rubare una confezione di würstel e due porzioni di formaggio del valore di 4 euro, dichiarando: il fatto non costituisce reato, rubare per sopravvivere alla fame non è punibile dalla legge. Concorda con la decisione della Cassazione? Ma dunque, qui sarebbe lungo il discorso, nel senso che la decisione della Cassazione è giusta, nel senso che non si può condannare una persona perché ha rubato una confezione di würstel, anche perché non si condanna chi ruba i miliardi in Italia, quindi insomma un occhio di riguardo dovremmo averlo. Per quanto riguarda che, cioè, si può rubare per sopravvivere, no, cioè non è una motivazione giusta secondo me, poi non so, non saprei. Sì, perché alla fine mangiare è un bisogno primario, quindi se alla fine un clochard che aveva fame è giusto che deve provvedere ai suoi bisogni, quindi io da studente di giurisprudenza do ragione alla Corte di Cassazione. Purtroppo questo qui è un paese di accattoni, nel senso che l'accattonaggio è stato proibito alla fine della seconda guerra mondiale perché tutti cercavano qualcosa, no? E la cosa era insopportabile, adesso è ancora insopportabile, anche perché c'è quello che capisce, stende la mano e poi la ritrae quasi se non gli dai niente. C'è quello invece che insiste, e di gente che insiste ce ne sono tanti, quindi sai, se insistono con me non trovano terreno fertile, ma se insisto con una donna magari anziana che magari ha le borse in mano, sta andando a casa e tu gli insisti, voler là, la metti a disagio, ecco, tutto lì. Non pensa che sostenendo questa abitudine però dei piccoli furti i supermercati potrebbero rifarsi sui clienti alzando i costi della merce? Ma non credo, anche perché in Italia c'è uno scandalo immenso, vale a dire tutta la roba che buttano via un giorno, due giorni prima della scadenza. Se lei la sera alle 9 passa dietro a un supermercato, trova confezioni di insalate, mozzarelle, tutti i prodotti che potrebbero essere o rimessi sul mercato per le associazioni di volontariato, oppure creare una zona per le persone indigenti. Insomma, è veramente vergogna buttare via tutta la roba che buttano via i supermercati, proprio per una legge italiana. In Francia è passata una legge invece dove obbligano i supermercati le cose che avanzano a darle alle persone indigenti. E quindi, come tale, insomma, secondo me non credo che poi insomma, si rivalgano sulla clientela. Quello può essere un problema, però ovviamente con i tempi che corrono bisogna chiudere un po' gli occhi, diciamo, perché alla fine bisogna guardare anche le varie situazioni, bisogna anche vedere se questo è effettivamente un clochard o il classico accattone che cerca di fregare le persone. Quindi sarebbe anche opportuno che la polizia facesse indagini sui veri clochard e non chi invece cerca di prendere in giro le persone. Per non legalizzare questi piccoli furti, quali potrebbero essere i modi per aiutare queste persone? Il volontariato e la solidarietà in Italia funzionano secondo lei? Sì, funzionano abbastanza bene, soprattutto nelle grosse città. Questa gente qui sanno dove andare a mangiare, lo sanno, non è che non lo sanno. Se io personalmente qui a Pavia ho degli amici che fanno volontariato in più zone dove distribuiscono il pranzo a mezzogiorno. Mi pare che lo facciano anche la sera, in più punti, quindi tutti questa gente qui che è in giro ad accattonare sa dove andare a mangiare un piatto caldo, lo sanno. Chiaramente poi sulla quantità c'è anche il vizioso che anche avendo la pancia piena gratis allunga le mani dove può e quindi lì non puoi fare niente, è la società che ha fatto così, cosa fare, cosa fai, puoi mica fare niente.